Radio Calaritana. Informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di. Ben ritrovati sulle frequenze Radio Calaritana per parlare di libri. Io sono Roberto Seda, come sapete questo è il nostro appuntamento settimanale in cui abbiamo intrapreso un percorso dentro il grande mondo dei romanzi d'avventura. Prima di presentarvi il libro di questa settimana, vorrei usare una metafora eh, gastronomica, scusatemi, ma la settimana scorsa, come al solito, il tempo un po' è tiranno, non sono riuscito a dirvi tutto quello che volevo dirvi. Allora, nel frattempo, in mezzo fra le due puntate, mi veniva questa riflessione. Che i grandi romanzi d'avventura sono un po' come quelle fantastiche torte al cioccolato che dicono dei sette veli, no? in cui c'è uno strato di cioccolato, poi un altro strato un altro ancora, in modo che chi le mangia crede di avere toccato lo strato principale, invece, oltre, eh, c'è ancora un qualcosa, un altro gusto che sorprende. E qui i grandi romanzi d'avventura hanno questa dimensione, che dietro uno strato apparente, non so, la caccia al tesoro, si trovano dietro degli altri elementi degli altri piani di lettura, per esempio la fascinazione del male, il doppio, come vi accennavo la settimana scorsa. E questo è tanto più vero per il romanzo di cui parliamo oggi e anche per l'ambientazione di cui parliamo, perché ho scelto questo romanzo per parlare in realtà di uno scenario classico dei romanzi d'avventura, che è l'India misteriosa. Ecco, l'India è sempre stata dal punto di vista... Del lettore europeo, perché dobbiamo ricordarci che il romanzo d'avventura è un romanzo, diciamo. Eh, con una parola un po' tecnica eurocentrico, eh, etnocentrico, che cioè riflette il punto di vista di un lettore europeo. No? L'India è sempre apparsa come una realtà multiforme, difficile da capire e nella quale oltre il primo livello c'erano eh, delle altre possibili cose da scoprire. E questo è verissimo per Kim di Kipling, che è il romanzo che un po' ci fa da guida oggi. Eh, già in partenza dal protagonista, perché Kimbal O'Hara, un ragazzino irlandese di origine, ma cresciuto sulla strada in India, allevato eh, da genitori indiani dopo che i suoi genitori bianchi sono morti, è eh, un, un vagabondo, un, un mendicante praticamente, rappresenta questa doppia eh, identità anglo-indiana che in fondo era anche un po' l'identità di Kipling stesso, e vagabondando ci fa vedere l'India in maniera continuamente sorprendente. E in un momento incontriamo una realtà, il momento dopo un gruppo di, di viaggiatori che incontriamo sulla strada ci trasporta in un'altra dimensione e così via. Continuamente il panorama muta di fronte agli occhi di Kim e con, con Kim anche di fronte agli occhi del lettore. Questo è un livello che Kipling ha messo che probabilmente non è neanche completamente conscio, ma deriva dalla sua profonda conoscenza della realtà indiana in cui lui aveva vissuto, essendo figlio di genitori eh, che avevano contribuito alla eh, conquista e alla colonizzazione dell'India. Che cosa è Kim? Superficialmente, ancora una volta troviamo un orfano e un romanzo di formazione, superficialmente Kim è un romanzo picaresco, si dice, cioè un romanzo che narra di vagabondaggi e di avventure di persone marginali, in questo caso Kim è questo monaco buddista a cui lui si accompagna e che è anche lui un vagabondo per definizione, perché va per tutta l'India a cercare questo mitico fiume dell'illuminazione. In realtà, sotto questo primo livello, in cui le avventure accadono semplicemente perché la strada diciamo, va avanti, è eh, Kim, per esempio, uno dei primi romanzi di spionaggio della storia. Gli inglesi erano ben consci del fatto che il loro dominio sull'India era un dominio che poggiava su, su dimensioni rischiose, potevano esserci rivolte, c'era la Russia che contendeva il dominio, e perciò ehm, avevano bisogno di mantenere il loro dominio sull'India attraverso uno sforzo continuo, non soltanto militare, ma anche di spionaggio. Kim eh, parla anche di questo, un po' approfondiremo però questa dimensione dopo la pausa musicale. Siccome Kim è irlandese per una sonanza che insomma forse lascia un po' il tempo che trova, ho scelto una bellissima canzone di Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda. Allora, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana dopo la pausa musicale, vi dicevo che Kim è uno dei primi romanzi di spionaggio e la storia. E. È molto interessante perché anche qui, dall'immaginario di Kim, eh, sono state fissate nella memoria collettiva alcune dimensioni. Tutto l'addestramento che Kim fa con questo strano commerciante di gioielli che è un agente segreto inglese e che è un po' una figura paterna che si contrappone all'altra figura paterna che è quella dell'ama. Tutto l'addestramento, vi dicevo, eh, comprende una serie di giochi, di tecniche, per esempio il famoso gioco di Kim cioè viene apparecchiata una tavola dove ci sono un certo numero di gioielli e poi il, il tavolo viene coperto con un drappo nero alcuni gioielli vengono tolti e Kim quando viene poi scoperta di nuovo la tavola deve a colpo d'occhio indovinare quali sono i gioielli mancanti, questa è una cosa che abbiamo visto in milioni di film successivi, in milioni di situazioni è stata inventata da, da Kipling, così come tutta la dimensione di, di agenti segreti, di messaggi, di giochi, eccetera, sì, è, poi, eh, è, è poi diventata uno dei lasciti principali alla letteratura di genere che Kipling ha lasciato. Sotto ancora a questo livello, siamo ancora molto in superficie, c'è però il tema, come vi accennavo, della paternità. In qualche modo Kim è conteso fra due mondi e questi due mondi sono esemplificati da due figure: la spia e il lama buddista. E questo dualismo, che ancora una volta incontriamo parlando di, di libri di avventura, è in realtà figura di un altro dualismo che è quello del rapporto di possiamo dire forse di conquista reciproca fra India e Inghilterra. Eh, pensate quanto delle abitudini inglesi, a partire dal tè, faccio per dire una, una sciocchezza, derivano dal loro possesso dell'India, il Kerry, quante abitudini sono state eh, passate dai conquistati ai conquistatori. E questa dimensione, ancora una volta... Come nei buoni romanzi d'avventura ambivalente, fa un po' da sfondo a tutto, a tutto Kim. Ma c'è un altro livello ancora, che è in fondo il livello più autentico del libro, che fa da sfondo a questo doloroso raggiungimento della adultità da parte di Kim, no? combattuto fra due mondi. Ed è un tema in fondo spirituale, perché alla fine la domanda che pone il libro è Kim seguirà la via di arricchimento spirituale dell'AMA, anche lui si dedicherà alla ricerca del fiume dell'illuminazione, oppure seguirà la strada diciamo, materialistica del gioco delle spie, il famoso grande gioco o delle eh, percorsi di politica, di conquista, militari e così via, come ci si aspetta in fondo da un bravo cittadino inglese di un impero eh, possente come eh, l'impero britannico. Questo è un po' il tema ed è un tema non facile, certamente non da libro per ragazzi, che suggerisce secondo me una rilettura anche attuale di Kim. Vi ho citato eh, Il grande gioco. Anche questa è un'espressione che in qualche modo è, Ki è Kipling, che ha volgarizzato, che ha introdotto nella letteratura complessiva e il grande gioco è il gioco delle spie in particolare la grande partita che si è giocata fra le potenze europee per il dominio dell'india e del medio oriente diciamo lo scacchiere comprendeva certamente la siria in particolare l'afghanistan e la mongolia e altre regioni I contendenti erano come in kim gli inglesi e i russi e poi anche altre eh, potenze europee questo grande gioco è descritto magistralmente in un libro che io vi consiglio, che si intitola Appunto Il grande gioco di Peter Opkirk, edito da Adelfi. Si trova abbastanza facilmente, è un saggio, ma è un saggio che si legge come un romanzo, è pieno di, di fatti incredibili. La straordinaria e tragica marcia della ritirata eh, degli inglesi cacciati dall'Afghanistan attraverso passi montani innevati in pieno inverno, i 400 cosacchi che vengono mandati allo zar a riconoscere la strada fra la Russia e l'India e che invece eh, credono di dover percorrere un percorso dieci volte minore e si perdono nel mezzo della Mongolia. Ci sono mille episodi, ripeto, affascinanti e che si leggono come un romanzo. L'altro percorso di lettura, ovvio, è quello di Kipling. Non mi trattengo, insomma, è un autore abbastanza noto, i suoi libri li potete indicare con facilità. Allora, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ci troviamo la settimana prossima ancora su queste frequenze. Vi ricordo di seguire la pagina Facebook di oggi Parliamo dei Libri e che io pubblico le puntate sul mio blog. Vi auguro buone letture, ci sentiamo la settimana prossima. Informazione, cultura, spiritualità.